Come sapete, la serata di questa sera va ad affrontare il tema della correlazione tra i cantieri del TAV e l'inquinamento da PFAS. Per chi magari non conosce l'argomento, noi qui, soprattutto nella provincia vicentina, viviamo da decenni una contaminazione pesantissima da sostanze perfluoroalchiliche, che non solo si sono sparse praticamente per mezzo Veneto, come dire, interessando anche le province di Padova e di Verona, e quindi andando a contaminare le acque superficiali di falda, ma ce le abbiamo anche nel sangue. No, oltre a questo, abbiamo anche il problema abbiamo anche la questione delle grandi infrastrutture, prima la Pedemontana Veneta, adesso il TAV, che vanno ad insistere su quello che è un territorio pesantemente contaminato e compromesso sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista della risorsa acquifera, ma anche dal punto di vista dell'aria e del consumo di suolo stesso. Apro un attimo la serata, ricordando quella che sarà anche uno degli eventi principali del camp, che è la manifestazione di sabato pomeriggio alle 4 del pomeriggio in Viale dell'Industria davanti a Sharma Group. Si terrà un presidio di Vicenza per la Palestina, dal momento in cui proprio in questo weekend di campeggio presso la Fiera dell'Oro presso la Fiera dell'Oro c'è un'ennesima manifestazione fieristica in cui sono presenti aziende israeliane che vengono ad esporre i loro preziosi oro e gioielli, che noi tutti sappiamo vanno ad alimentare l'economia di guerra di Israele, che in questo momento sta portando avanti un genocidio ai danni del popolo palestinese nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, con un conflitto che rischia di allargarsi a tutta la regione. Quindi invitiamo tutti e tutte sabato 7 settembre alle 4 al presidio in Viale dell'Industria davanti a Sharma Group e subito dopo dalle 17, quindi dalle 5 del pomeriggio, dal Bosco di Calte partirà il corteo in direzione opposta al TAV, il corteo dei boschi, da qui partiremo proprio dai boschi per andare in città contro quello per manifestare non solo contro quella che è un'opera assurda, impattante e devastante, qual è il TAV, un'opera che è anche funzionale a quella che è la logistica militare su ferro, un'opera quindi che si inserisce tutti gli effetti all'interno di quella che è l'economia di guerra, ma anche per portare quella che è una comunità che si è andata via via costituendo e costruendo all'interno di questi boschi un esempio di alternativa di comunità appunto e di resistenza, ma anche un esempio di condivisione. Dentro alla città di Vicenza, quindi un momento importante a cui speriamo che partecipi non solo la città, ma anche insomma penso tutti voi che siete qui questa sera. Quindi oltre a questi appelli, iniziamo subito, visto che è già abbastanza tardi, con quella che è la serata a presentare un po' chi sarà con noi questa sera a parlarci del TAV e dei PFAS. Abbiamo il piacere di avere con noi Massimo Follesa, del vicepresidente del Comitato Veneto Pedemontana Alternativa, che appunto ha portato avanti importanti azioni legali sia in questo periodo sul TAV, ma che richiamano tutto un lavoro pregresso sulla Pedemontana Veneta. Abbiamo Alberto Peruffo, che è della redazione di PFAS Land, che penso tutti voi conosceranno, e poi abbiamo Giovanni Lorenzi, un ricercatore antropologo, un antropologo valdagnese, assegnista, speriamo presto ricercatore, che ha condotto
uno studio molto interessante sull'impatto a livello antropologico, sull'impatto della contaminazione da PFAS sul territorio vicentino, andando a intervistare soprattutto le aziende agricole e gli agricoltori, quindi un impatto una parte di questa contaminazione, una prospettiva che magari poco si conosce dal momento in cui sostanzialmente non solo la contaminazione di tutta la filiera alimentare è stata sempre, tacitata dalla regione, ma chi appunto cerca di vivere, di sopravvivere letteralmente in questo territorio coltivando la terra è doppiamente vittima del sistema industriale che è andato a produrre questa contaminazione ed è stato lasciato a se stesso. Buonasera a tutti, vi do subito il collegamento perché ha parlato Tino Balduzia. Magari pochi di voi sanno che cosa sono i PFAS legati ai cantieri. Allora dovete sapere che quando si scava su terreni fragili o pieni di acqua bisogna che il cemento, dunque andiamo subito a prendere un elemento comunissimo, il cemento in qualche modo faccia presa. Questo cemento, perché abbia questa capacità di star fermo, ha degli additivi dentro, degli additivi chimici, e gli additivi chimici sono i PFAS. Succede che, ad esempio, una delle opere che adesso è sulla bocca di tutti, avete visto le foto di Cortina, della pista da bob, che ha tutto sto cemento spalmato, no, a destra e a sinistra. Ecco, anche lì utilizzano questo cemento fortemente additivato ed è pieno di queste sostanze. Poi ci sono altre tecniche, quasi tutte le costruzioni, soprattutto quelle pesanti, dunque i cantieri dove si scava su galleria, o dove si piantano anche dei piloni, dei pilastri molto portanti, iniettano, è la tecnica proprio del jet grouting, praticamente si butta a forte pressione il cemento, sempre con queste sostanze di additivo, e addirittura per fare funzionare meglio le trivelle, dunque le grandi macchine che formano la terra, buttano questo liquido affinché, diciamo, possa lubrificare il buco, no? I grandi buchi che fanno per terra. Dunque siamo circondati da queste sostanze. Ora Massimo vi presenterà il precedente che ha aperto la strada a tutto questo lavoro di cantieri, che è la superstrada Pedemontana Veneta, che non è molto distante da qui, è stata la più grande opera in Italia negli ultimi anni, recentemente conclusa, stradale. E cosa, ecco, c'è un'altra però piccola cosa prima di darti la parola, Massimo, è che a Vicenza i cantieri della TAV non solo utilizzeranno cemento con il jet grouting o con magari buttando additivi di qua e di là, ma lo utilizzeranno anche per pulire i cantieri in una zona che è già contaminata da PFAS gravemente, perché la contaminazione della Miteni, che è circa 15 km da qua, al posto di fare il giro per, diciamo, i caselli, l'autostrada che conoscete, Montecchio e Vicenza, passa sotto le colline e riemerge prima a Creazzo sull'ordine di 4-5 mila nanogrammi al litro, e a Vicenza, proprio qui vicino, nella zona proprio di Ponte Alto di Carpeneda, con 18, 19, 20 mila nanogrammi al litro. Dunque significa che abbiamo dei vettori doppi di contaminazione, e Vicenza veramente è messa male, perché se pescano acqua per pulire i cantieri significa che sarà pressurizzata con le pompe e sarà polverizzata e si crea una specie di aerosol tossico che tutti respireranno. Ma ora raccontaci, Massimo, cosa è successo in Pedemontana e anche l'esposto che abbiamo fatto. Sì, buonasera a tutti, io sono Massimo Follesa, il nostro, cioè in questo caso di un coordinamento. La storia un po' vecchia, ma non parto da così lontano, cioè, perché ci tengo a dire il coordinamento? Perché c'è una storia di decine di comitati, e il coordinamento di cui sono vicepresidente parte da Treviso e arriva fino a Montecchio. Non abbiamo coordinato questo lavoro, è un lavoro avanti da alcune decine di anni, dal 1995-96,
con varie fasi, no? Ecco, in questo momento sono testimone storico di questa cosa, no? Mio malgrado, e ci siamo trasformati in un'associazione, prima di tutto per tutelare il nome, eccetera, ma poi anche per mantenere il punto. Allora, che c'entra Pedemontana con Tanda? Beh, innanzitutto c'è un antefatto, dobbiamo tornare indietro. Pedemontana è stata sequestrata, il tunnel, i due tunnel naturali che attraversano una montagna che divide l'ovest vicentino con la parte, diciamo, centrale, Malo, Castelgomberto, dell'alta pianura vicentina, è stata sequestrata per un po' di anni, dal 2017 in avanti. E il sequestro è stato predisposto in conseguenza di un decesso importante, morto un operaio, che è stato schiacciato da un masso e gli si è staccato. Lì è emerso che usavano in modo inappropriato le chiodature, sbagliavano le tecniche. La società che ha costituito la Pedemontana Veneta è una società italo-spagnola con collegamenti salernitani nell'organico tecnico, non è una questione geografica a caso, perché poi, insomma, se casomai mi fate delle domande ve lo spiegherò, però ha avuto delle importanti implicazioni sulla cattiva gestione dei cantieri nel sud dell'Italia meridionale, e in particolar modo nel secondo macrolotto della Salerno-Reggio Calabria, con decessi, e anche nella Messina-Palermo, un'autostrada che è stata più volte infiltrata dalla mafia. In più ha avuto delle pesanti infiltrazioni mafiose a livelli molto importanti nella metropolitana di Palermo, che è interrotta per un errore nella costruzione di una galleria, quindi aveva dei precedenti. Il meccanismo che riporta però il TAV è proprio di questi anni, perché si evince che le chiodature, i sistemi di fissaggio di costruzione non sono corrispondenti alle normative europee, cioè non hanno le certificazioni, e questo se ne accorge la Procura di Vicenza, fa una grossa indagine su questo e predispone il sequestro. E questa cosa qui è esplosa in maniera catastrofica, travolgendo anche il tunnel del TAV del Brennero, che è più avanzato di quello di Val di Susa, perché anche lì vengono utilizzati dei sistemi di costruzione che non hanno, sono privi di certificazione. Dovete immaginare che questi cantieri sono costruiti da un ragno, non so se avete presente i ragni, costruiscono queste grandi tele all'interno delle quali sono dei ragni più piccoli che fanno delle tele più piccole, si chiama contratto generale di appalto, no? Quindi oltre ad avere un sistema di progettazione di finanza, ma che non c'è nel TAV, la Pedemontana Veneta aveva anche questa particolarità, e quindi si creano delle economie di scala che portano a dei problemi molto gravi di gestione del territorio, ma anche nella gestione di cantieri, di costruzioni. Quindi io guadagno, sto dentro lì cercando di fare le economie più grandi possibili. E quello che ha provato Pedemontana, anche rispetto al TAV, è che venivano utilizzati chiodature e sistemi di costruzione delle gallerie naturali prive di certificazione. Ci sono delle registrazioni allucinanti, nel dispositivo di sequestro di cui siamo venuti in possesso, e questo ha fatto sì che per un lungo periodo presso la Regione Veneto e il responsabile del procedimento ci fosse un ingegnere altoatesino, insegnante a Innsbruck, in queste università tecniche, insomma, italo-austriache, no? Che spiegava come fare. Il meccanismo poi è esploso perché in Valle del Ragno, purtroppo per loro, c'è l'unica società che ha brevettato un sistema di chiodatura a livello europeo, ha costruito un dottorato di ricerca tecnico molto avanzato che laurea degli ingegneri specializzati in queste costruzioni particolari. Se qualcuno è del posto, è una cava famosa, insomma, che è una cava di Grolla che è tra Valdagno e Cornedo, no? E lì è collocata questa azienda che si è trasformata da azienda di servizi per le autostrade in produttore meccanico, diciamo, uno che fa tubi per fare i chiodi certificati. Ecco, loro erano certificati e a Pedemontana non hanno venduto un chiodo. A chi lo ha venduto? Lo hanno venduto alla procura per poter fare gli accertamenti in sicurezza per il decesso di questo scavatorista. E quindi c'è questo primo collegamento. Da lì noi partiamo monitorando il cantiere del tunnel, perché era una delle questioni più rilevanti, più difficili da fare. Siamo in una zona diciamo carsica, altamente carsica, e si creano tutta una serie di problemi. Ci sono tre crolli, il primo è quello che vi ho descritto, che ha portato alla morte, e poi per avvicinarsi alla parte di roccia,
per avvicinarsi alla parte di roccia devono attraversare una zona SIC Natura 2000, si chiama SIC Natura 2000 delle Poscole. Vi racconto la parte più semplice della parte lontana, perché ci vorrebbe un'enciclopedica la questione. Sì, è un prato, diciamo, immaginate un prato di terra, diciamo, dove l'acqua sale e scende, è un lago riempito di terra, argillosa, no? Prevalentemente, e lo devono attraversare per circa 1,5 km, è come se lo scavassero nell'acqua di fatto, perché il sistema è fatto in modo tale da raccogliere l'acqua di ruscellamento dalle pendici, sono le più piovose del Veneto, tra le più piovose, le prime tre, è una delle prime tre, insomma, e quindi l'avanzamento in questo terreno provoca due crolli catastrofici, perché si creano, tecnicamente si chiamano sinkhole, cioè il buco nel secchiaio. Si crea proprio una, avete presente quando scavate sulla sabbia, sulla spiaggia, no? Si allarga sempre di più. Io sono stato testimone del primo crollo, nel giro di un'ora e mezza da 10x10 è diventato 50x50 in questo foro, no? Bisognava proprio allontanarsi. Invece di chiamare i carabinieri hanno cominciato a buttare all'interno di questo buco, insomma gli è crollato il tunnel sostanzialmente, no? E due volte gli è crollato questa cosa, sia nel tunnel, diciamo, che sta a nord, che sia quello che stava a sud. Il punto grave è che in questa fase per riparare hanno cominciato a buttare cemento, come se non ci fosse un domani. E per avanzare in questa parte del terreno si avanza usando questa tecnica di cui parlava Alberto prima, che è l'iniezione in orizzontale indurendo il terreno. Si indurisce il terreno e si può avanzare. Indurendo il terreno si fanno queste iniezioni, no? Che nella fattispecie devono rendere il terreno una specie di solido e poi si scava la galleria. Questo sistema è stato impiegato anche nelle ghiaie e viene utilizzato anche nelle scavi di trinceo, di consolidamento dei terreni, anche sul TAV. C'è un parallelo, sono tecniche ingegneristiche di avanguardia, diciamo. Cosa si utilizza oltre a iniettare del semplice, se qualcuno ha un minimo di esperienza, è una malta che si dà sui muri, cemento Portland si dice, no? Però ci sono degli sono dei fluidificanti additivi che sono chiamati polimeri. Nella relazione di Pedemontana non erano neanche descritti. Nella relazione di TAV c'è una parte che riguarda la messa in sicurezza del cantiere, le operazioni che devono fare i subappaltatori, ricordatevi questo sistema del contraente generale, che è uno dei danni più grossi che è stato fatto nella cantieristica italiana, dal mio punto di vista, anche dal punto di vista della sicurezza degli operai e dello sfruttamento delle persone, perché si lavora riducendo il prezzo. A un certo punto in Pedemontana, siccome non c'erano i soldi, hanno cominciato a pagare questi subappaltatori con la ghiaia che hanno scavato. E il passaggio fondamentale è che questi fluidificanti consentono all'acqua di non impedire al cemento di infilarsi dove normalmente o c'è aria o c'è acqua, e quindi si iniettano in questo modo e rendono duro questo sistema, diciamo, che è fatto di sabbie, di ghiaie. Questo si fa anche per costruire le trincee, per esempio, oppure per fare delle paratie, diciamo, di contenimento delle pareti. E una volta fatto questo io posso scavare il terreno che si è indurito e lo utilizzo per fare il tunnel nel terreno. Se sono in roccia cosa succede però? Come nel caso di una specie, devo proteggere la caduta delle pietre, quelle che hanno ammazzato questo signore, questo operaio, che era un operaio siciliano che lavorava su una ruspa. Devo proteggere la caduta inchiodando contro la roccia delle, si chiamano centine, come queste che vedete, solo che sono curvate, queste centine che danno la forma alla galleria, e contro queste centine metalliche si dispone una struttura metallica e si spruzza un cemento che viene mescolato con un accelerante di presa. Allora, tutta questa storia che è un corso minerario quasi, no? È per dire che con questo meccanismo noi stiamo seguendo questi aspetti, siamo riusciti a provare, perché non ci sono prove in Italia, se voi cercate letteratura su questa cosa non ce n'è, e noi in questa nostra ingenuità di battaglieri, perché dovete pensare che il gruppo che rappresento è fatto di espropriati, di persone che stanno subendo l'esproprio. Non vi racconto la storia degli espropriati, anche se penso che Giovanni magari
possa raccontare le vittime di questo aspetto, cioè c'è un'antropologia di questa cosa qui interessante, io ho una mia idea specifica, però il punto essenziale è che noi attraverso diciamo, l'indagine, l'interessamento a queste tecniche che erano veramente distruttive di un'area vincolata a livello europeo, perché è una zona umida in cui la salvaguardia è stata creata dal WWF locale perché per la presenza del tritone crestato. Se adesso andate a vedere questa risorgiva, è distrutta, di fatto non esiste più, l'acqua scorre all'incontrario, cioè l'acqua era scorreva proprio, la caratteristica di queste zone umide, torbiere si possono anche definire, l'acqua non è mai ferma comunque. Il punto è che a un certo punto di questo meccanismo di indagine ci accorgiamo che loro prendono l'acqua dal sottosuolo per impedire l'allagamento del loro cantiere e lo buttano nei corsi d'acqua che fanno da ruscellamento attorno a quest'area. Abbiamo detto che è un'area carsica, no? E con questo sistema, diciamo, non carsico, ma di raccolta del carsismo che proviene. Il passo si chiama di Priabona, è un passo che collega appunto l'ovest vicentino con la parte centrale della pianura nord di Vicenza, andiamo verso Tiene, andiamo verso Schio, no? Ecco, in questo punto ci accorgiamo che loro hanno delle quantità d'acqua notevoli che prendono e buttano direttamente sulle rocce. Lo riprendiamo ripetutamente, ma addirittura in zona industriale, come se fosse una cosa normale che io butto in rocce. Se voi lo fate a casa vostra e il vostro vicino si rompe le balle, vi manda i vigili o l'acqua, voi pagate una multa. Cioè, se lo fa il costruttore di casa vostra, del vostro nonno, di vostro zio, di vostro papà, cioè gli arriva, o lo fa il contadino, no, per dire, no? Cioè, che butta il letame, no, dentro la roccia, no? Questo non si toglie più dai problemi, no? E lo facciamo ripetutamente, arriviamo al 2021 perché poi c'è stato il Covid in mezzo che li ha aiutati un po', no? Eccetera. Adesso stanno chiedendo i soldi perché si sono fermati per il Covid e questi terapie di montagna, ma il punto è che noi ci accorgiamo che in queste acque, no, c'è, chiamiamo l'ARPA, e l'ARPA si accorge che ci sono delle quantità di FAS, no? Ma siamo a, una premessa che non ho fatto, che adesso è il caso di introdurre, che siamo a circa 4, 5, 6 km a nord di Miteli, sullo stesso torrente. Cioè loro buttavano questi da qui. Sì. E l'ARPA si accorge di trovare dei FAS a monte della Miteli, che non si aspettava di trovarle, ma delle quantità che erano paragonabili a quelle di Miteli. E quindi a un certo punto abbiamo cominciato a non solo sollecitare ARPA, ma abbiamo deposito degli esposti all'inizio. Ci hanno fatto marameo, adesso vi posso dire però che su questo, sulla distruzione del SIC delle Poscole, c'è un fascicolo a modello, cioè praticamente con persona nota sostanzialmente, e la procura si è messa là e non fa nulla, cioè sappiamo che chi è, c'è un'ipotesi chi potrebbe essere il responsabile. C'è un fascicolo sull'inquinamento da FAS, perché la conseguenza di quello che vi ho raccontato, no? Che da qualche parte vi dico fuori FAS, è stato stabilito da ARPA essere il cantiere di Pedemontana. Cioè nel 2021, che poi devo anche essere onesto, mi è sfuggito all'inizio, ci è sfuggito, un giornalista, devo citarlo perché sennò poi non posso neanche parlare altissimo, no? Marco Miglioni pubblica il culo, diciamo letteralmente, perché poi sono del botte di culo, di aprire il protocollo del comune di Castel Lomberto, perché so benissimo come è uscito fuori questo documento, no? E c'è la pubblicazione agli atti, no? Completa della relazione che l'ARPA ha fatto e la provincia di Vicenza ha fatto, e la controrisposta che fa il costruttore, in cui dimostra per tabulas, con i documenti in mano, che la MAPEI ha venduto un prodotto che si chiama MAPEI Quick 1000, privo di fosfati, si chiama così, ed è un accelerante di presa del getto, solo che invece del MAPEI Quick vuol dire 1000 vuol dire che ha 1000 nanogrammi per litro, ed è venduto, se voi aprite il sito della MAPEI, loro vendono il MAPEI Quick 1000 e il MAPEI Quick 2000, solo che se poi guardate nella scheda pubblicitaria o tecnica vi spiega che vi può fare delle soluzioni personalizzate. Quanto ce n'era? Guardate che è la SIS che si autodenuncia dicendo: ne ho trovato del bidone del MAPEI Quick 1000, ne ho trovati 263.000.
Perché? Perché se io devo sparare contro queste centine, supponiamo di essere in galleria, più o meno questa è la dimensione di una corsia, no? Di una delle due gallerie un po' più larga e un po' più alta, devo sparare cemento per uno strato di dai 30 ai 50 centimetri contro la roccia e deve indurirsi in 30 minuti, un'ora, non posso fare 1000 che ci mette una settimana per schema tecnico, lo devo fare qui, devo aumentare i pass di queste quantità. Immaginate quanti ne hanno sparati, perché poi abbiamo accertato che non avviene, non c'è la betoniera che miscela, loro sparano il cemento e di fianco c'è un tubo che spara i pass. Quindi in una delle zone, abbiamo detto, a più alta concentrazione di acqua in roccia, diciamo, hanno disperso questa cosa. Qual è il livello adesso? Che i due tunnel, anche quello, ce n'è uno più piccolo che è precedente, più proprio dietro alla Viteni, quello di Trissino, che è lungo 1 chilometro scarso, mentre quello di cui sto parlando dall'inizio della serata è circa 7 chilometri più o meno, devono mettere i filtri a carbone attivi. Hanno fatto una variante sul progetto e sulla valutazione di impatto ambientale con intervento della Commissione Binazionale, in cui praticamente i due tunnel sono trattati come se fossero degli impianti inquinanti come la Miteni. Fuori ci sono delle barriere, esattamente, e dei sistemi di raccolta, però la maggior parte dell'acqua non viene raccolta. Allora, su questo ragionamento abbiamo cominciato a ragionare sul TAV, perché il TAV ha una doppia situazione, questa tecnica costruttiva e poi quella di trovarsi nella zona tra Carpeneda e la Fiera di Vicenza, all'altezza del ponte, del sovrappasso attuale che si chiama Serenissima o del sovrappasso del Sole, c'è un pozzo e quindi in questi due tratti, Carpeneda e sovrappasso di Serenissima, noi possiamo stabilire che a Carpeneda c'è un pozzo di risorgiva, quindi superficialmente abbiamo alcune decine di migliaia di nanogrammi di PFAS, mentre nel pozzo, per dichiarazione del Comune di Vicenza che ha bloccato ancora nel 2013 a circa 90 metri, non sappiamo l'altezza in cui hanno trovato i PFAS, però questo pozzo profondo fino a 90 metri è inquinato e da cui il Comune di Vicenza non attinge più acqua potabile. E sono a monte e a valle del TAV. Ecco, su questo principio si è innescato un meccanismo di correlazione con quello che avevamo scoperto in pedemontana, no? Perché? Perché TAV dichiara apertamente di utilizzare dei polimeri, li chiama polimeri. Allora, dovete immaginare che il cantiere TAV è diviso in due lotti, questo di cui stiamo parlando, per il lotto 1 che ormai è quasi in avanzamento, sta quasi completando le opere principali, non ancora l'armamento ferroviario, no? E anche lì abbiamo riscontrato un aumento delle quantità di PFBA, che è il PFAS più diffuso, quello più comune, che si usa in edilizia moltissimo, no? In un pozzo a Sarego che è esattamente sulla verticale del cantiere principale di logistico di Montebello. Qui non abbiamo ancora evidenze, sappiamo però che stanno sottovalutando questo problema in modo catastrofico. È una catastrofe dal punto di vista della progettazione. Cioè, io leggendo i documenti e cercando di organizzare un ragionamento, no? Ho letto il meccanismo che per anni, per decenni, mi teni e porto avanti. Tutto a posto, stiamo facendo. Guardate che hanno scritto delle relazioni sull'impatto ambientale, hanno scritto che si sono avvalsi delle relazioni geologiche del comune di Altavilla di Vicenza. Allora io, in questo momento della mia vita, sto facendo l'insegnante, insegno a Vicenza, al Boscardini da 4 anni, è al liceo artistico, no? Però ho fatto l'architetto per un po' di tempo, diciamo un ventennio abbondante, e qualcosa ne capiscono. Allora, se tu, e mi sono occupato di urbanistica, no? Quali sono le relazioni geologiche che hanno preso in considerazione? Sono ante 2010, perché sia il piano urbanistico che ha fatto il sindaco Variati che quello del comune di Vicenza sono molto in là nel tempo, e le basi strutturali di analisi non è che le fai ogni volta, ti tieni quelle che hai fatto quando hai iniziato il PAT, il piano di assetto territoriale, sono ante 2010, quindi le tavole geologiche che sono a base sono stravecchie, però se ne sono catafo tutti e sono andati avanti con quelle analisi, non c'è nessuna notizia nel frattempo, e hanno negato anche che ci sia una permeabilità di PFAS, no? Allora noi abbiamo immaginato di scrivere a TAV, al commissario, anche se l'effetto operativo è bassissimo, diciamo, immaginando di dire: guarda, tu stai violando
il codice penale, in che modo lo stai violando? Beh, non stai inquinando, perché l'inquinamento deve essere attuato, no? Quindi è esattamente l'articolo del codice precedente, cioè io sto danneggiando attraverso le operazioni che faccio un'area, un posto per costruire qualcosa e quindi ti sto esponendo a una catastrofe potenziale. Se voi abitate in un condominio e il vicino del condominio vi scava sotto il condominio, potete denunciarlo, perché se poi il condominio si piega, si crepa, va giù il condominio, è responsabile questo signore, e quindi l'abbiamo denunciato per questo danno potenziale, da questo disagio. Abbiamo detto: guarda che stai violando la norma. Cosa abbiamo scoperto in particolare? Una totale sottovalutazione di questi sistemi che sono legati alla modalità di cantiere. Ah, cosa hanno scritto a Vicenza, che veramente è paradossale? Io credo che l'amministrazione comunale di Vicenza dovrebbe occuparsene in modo molto serio, perché cioè loro hanno scritto che, immaginate i viadotti di, della fiera, sono i cavalcavia per esempio, sono 4, 5, 6 campate, sotto c'è una foresta di pali, non so se qualcuno conosce, insomma, quello che a noi interessa non è quello che c'è fuori, quello che c'è sotto, con pali che vanno dal livello del terreno, un metro sotto il livello del terreno, fino a 40 metri, e ogni pilone ne ha 10, 12, 16, 18, arrivano fino a 40, 45 metri. Per scavare questi fori hanno dichiarato che useranno le tecniche per fare il pozzo d'acqua potabile. Allora io questa tecnica del pozzo d'acqua potabile mi ha fatto un po' sorridere, perché ne fai uno usando delle bentoniti non tossiche, hanno dichiarato. L'hanno scritto anche nella sentenza con cui hanno risposto a Italia Nostra, che ha comunque vinto in un passaggio complicatissimo. Il punto è che se ne fai 10, 12, come fai a fare, cioè, come fai a impedire che le due falde si mischino? Come fai a impedire che non ci sia una contaminazione? L'altro problema qual è? Che adesso ricordo a Leonardo, entriamo ad Altavilla, no? E fino alla stazione, questi 5, 4, 5 chilometri iniziali, no? È tutta una selva di pali. Cioè la TAV a Vicenza, per stare in piedi, perché viene quadruplicata, deve essere costruita una scarpata, costruisce pali. Quando non c'è lo spazio per la scarpata, mette giù pali. E quindi è un continuo di 4, se non ci sono i pali, ci sono le paratie. Cioè quando io faccio l'armamento della ferrovia con queste scarpate, sotto devo mettere dei muri di cemento, si chiamano paratie, che camminano per alcuni centinaia di metri, per alcuni chilometri, alla fine è un continuo. E quando io vado a fare queste operazioni, devo rendere il terreno scavabile senza che il foro dove metterò il cemento, dove metterò il palo, frani all'interno. E lì uso queste sostanze che induriscono questo jet grouting, che indurisce il terreno. Poi c'è la seconda operazione, quando io getto il cemento all'interno di questi pali, deve essere in grado di indurirsi il più rapidamente possibile. E quindi torniamo al concetto che vi ho spiegato prima, che utilizzo degli acceleranti di presa che sono come si può dire, caratterizzati da queste sostanze che riducono i tempi. Io l'ho verificata questa cosa, è molto complessa da spiegare così, ma per farvi capire, invece di aspettare 28 giorni per lavorare sopra, posso farlo in 2 giorni, posso farlo in 3 giorni, cioè in 48 ore dopo posso cominciare ad armare il pilastro successivo, oppure posso cominciare. Quindi non lo dicono esplicitamente che usano i FAS, ma dicono che a 2 giorni, a 3 giorni, a 1 settimana, quel pilone, quel pilastro, quel palo interrato deve resistere a tot chili. È una cosa molto tecnica, ma da lì si capisce. L'obiezione che è stata sollevata facendo una richiesta di ritiro in autotutela, abbiamo fatto questa richiesta di ritiro in autotutela evidenziando queste cose molto tecniche, molto incasinate, derivano un po' dall'esperienza che abbiamo fatto in Pedemontana, porta a mettere in mora il commissario, che ricordo che è stato rinviato a giudizio per il disastro ferroviario di alcuni anni fa in Lombardia, dove morirono 2-3 persone e ci furono più di 100 feriti. Lui era responsabile della manutenzione della Lombardia e il treno deragliò perché non fu sostituito un pezzo da 30 cm, mezzo metro sostanzialmente, no? E quindi lo trovo anche stranissimo questa cosa, no? Perché la stampa locale non ne ha dato nessuna comunicazione, lo trovate se sguardate, compulsate i siti lombardi, no? Perché ci sono famiglie che ecco. Mi fermo qui, vi lascio poi sottolineando un aspetto, no? Cosa può fare il commissario? Non ci ha risposto ovviamente, no?
ma questo ci dà la possibilità di aprire una procedura penale perché non ha fatto il ritiro in una tutela, evidenziando queste contraddizioni che sono evidenti leggendo il progetto. Scusate se mi sono dilinguato, grazie. Salve a tutti e a tutte, io mi chiamo, beh, intanto ringrazio l'organizzazione per avermi chiamato, ringrazio anche voi di essere qui. Io mi chiamo Giovanni Lorenzi e non sono molto abituato a parlare in pubblico e appunto ho appena finito una borsa di ricerca per l'Università di Torino in cui ho indagato dal punto di vista antropologico come le generazioni più giovani delle zone più impattate dalla contaminazione da PFAS in Veneto hanno vissuto e anche quali sono i loro essenzialmente i loro pensieri al riguardo. Non è di questo che parlerò oggi perché questa ricerca in realtà non è finita ma comunque sono emerse delle cose che ritornano, insomma, sono comuni a quella, alla ricerca di cui vi parlerò, che quelle invece sul settore agricolo, che spero presto verrà pubblicata. Un settore agricolo veneto che a secondo i dati Istat del 2022 e 2020 la regione Veneto era la quarta regione più per numero di aziende agricole, quindi sapete benissimo che il Veneto ha una tradizione agricola molto datata nel tempo, è una regione che ha vissuto per esempio le conseguenze della pellagra, che è riconosciuta come un'epidemia che ha portato un po' il sistema capitalistico dentro il settore agricolo per esempio e ha causato anche la grande immigrazione che abbiamo, che la regione Veneto ha registrato soprattutto nel Novecento e nell'Ottocento. Io mi sono interessato al settore agricolo perché volevo fare una tesi di laurea sulla contaminazione da PFAS. Io appunto sono cresciuto e nato a Valdagno, il paese dove praticamente tutto è partito, perché è stata la Marzotto, è stato Giannino Marzotto a voler, il conte Giannino Marzotto, a decidere di creare questo famoso laboratorio sul Colli di Trissino, che poi è stato spostato dove la Miteni è tuttora, la Rimar Miteni, appunto all'inizio era la ricerca Marzotto, poi è arrivata la Mitsubishi, insomma immagino che lo sappiate, poi le Eni Mitsubishi e alla fine anche un mega gigante lussemburghese, l'ICG, sì. E quindi mi sono chiesto cosa diciamo potevo fare e cosa non era stato fatto e mi sono imbattuto intanto su consiglio di Laura Fazzini, che è una giornalista che si è data molto alla causa FAS in Veneto. Ho deciso appunto di esplorare questo argomento e soprattutto poi ho scoperto che il settore agricolo in realtà era in qualche modo l'elefante nella stanza, perché appunto, come ho detto, è una parte importante del sistema economico regionale e anche del nord, l'agricoltura veneta, e poi appunto erano stati riscontrati in una ricerca scientifica del 2018 e del 2020, due ricerche scientifiche, livelli molto alti, soprattutto di PFOA, che è probabilmente lo PFAS che tende ad accumulare di più, che resiste di più, è più pesante ed era anche quello che è stato inventato per primo negli Stati Uniti, che poi è stato portato appunto in Italia dai Marzotto e alla Rimar. E quindi i livelli di PFAS in questa ricerca che avevano appunto alcuni agricoltori erano addirittura 25 volte più alti rispetto a quelli che avevano questo gruppo che era stato anche analizzato, che era esterno alla contaminazione. Non si tratta di un gruppo appunto di agricoltori, ma comunque questo
questa concentrazione era veramente alta, paragonabile quasi a quella degli operai, tanto per darmi un'idea. E poi era abbastanza, parlando anche con Alberto, che, di cui avevo letto il libro, che mi è molto servito anche per ricostruire quello che mi ero perso, perché ho iniziato a leggere e informarmi sulla contaminazione del PFAS nel 2020, quando in realtà ci sono delle persone che da 11 anni ormai che stanno dietro a questa questione. Mi sono appunto avvicinato al settore agricolo, ho deciso di fare questa ricerca etnografica e ho contattato banalmente più agricoltori possibili, più aziende agricole possibili, ne ho contattate una cinquantina in vari modi e solo 7 mi hanno accettato. Quindi questo, insomma, sapete, è un dato già di per sé, un indizio di mercato, è un silenzio in antropologia, è un dato importante. E poi anche le risposte che ho ricevuto dicevano molto. Per esempio, mi ricordo una mail in cui un'azienda mi diceva che di base loro non riscontravano nessun problema legato al PFAS, quando poi qualche settimana dopo ho avuto modo di andare nell'azienda che era a 100 metri di dove stavano e il racconto invece era completamente diverso. Quindi mi sono, diciamo, questa ricerca che appunto verrà pubblicata entro fine anno, in realtà è uno spaccato, non racconta veramente tutto lo stato del settore agricolo veneto, il settore agricolo contaminato dagli PFAS, ma è comunque secondo me uno spaccato che racconta molte cose. Basti pensare che, come sapete, immagino, le istituzioni pubbliche, regionali, ma anche quelle comunali non hanno, per iniziare, supportato minimamente a livello finanziario le aziende agricole. E tra l'altro è interessante anche il fatto che delle 7 aziende agricole che ho contattato, tutte sono per lo più a conduzione familiare o comunque hanno pochissimi impiegati, pochissimi lavoratori, e alcune sono anche fattorie sociali, quindi aziende che lavorano anche su più fronti, non solo su quello agricolo. E appunto mi sono ritrovato a parlare con queste aziende, mi sono ritrovato a ascoltare questi agricoltori nella paura, perché di base la paura era un po' il filo rosso che li legava tutti quanti. La paura anche erano molto attenti a assicurarsi la loro anonimità ed erano tutti comunque concordi su certe cose. L'informazione è venuta a mancare, non c'è stato un supporto istituzionale, non c'è stato appunto un supporto finanziario e in alcuni casi però questo non ha fermato la volontà degli agricoltori a scoprire effettivamente cosa c'era nel suolo, nelle varie matrici ambientali, quindi nell'acqua dei pozzi e anche nei prodotti che loro facevano, non li ha fermati a capire se c'erano il PFAS o meno. E però tutto questo è stato, le analisi che sono state svolte sono state tutte fatte a carico loro, tant'è che alcune aziende hanno addirittura, per esempio, investito del denaro per costruire pozzi nuovi. E è anche interessante che una di queste aziende mi ha proprio detto: guarda, io ho parlato con gli ingegneri, con i geologi per costruire un pozzo per tentare di evitare per più possibile la presenza di PFAS, ma alla fine il pozzo non l'ho denunciato perché non mi conveniva. Quindi c'è anche questa questione, l'illegalità che permane nel settore agricolo, che io ho riscontrato per lo più in maniera indiretta, perché poi ovviamente nessuno, tranne questo caso di pozzo, nessuno viene a dirmi che usa l'acqua del canale per irrigare. Ma è abbastanza riconosciuta questa cosa, e in più in alcuni casi, per esempio, tornando agli investimenti che sono stati fatti da queste aziende, ad esempio un'azienda mi ha detto che lei ha proprio fatto mettere i filtri a carbonativo, che sono anche quelli che si usano nella zona rossa per filtrare l'acqua. Sono filtri molto costosi, che richiedono anche un continuo cambio, che appunto questi carboni attivi fermano gli PFAS, poi non è che spariscono gli PFAS, appunto. E gli PFAS, tra l'altro, non so, lo dico, anche se immagino che sia scontato, magari qualcuno non lo sa, ma il PFAS
viaggiano nei corpi, viaggiano nella catena alimentare in maniera anche subdola, ogni fase è diverso, ce ne sono 10.000 circa, c'è un problema a livello mondiale perché manca una definizione chiara, non c'è una definizione universale di FAS, tant'è che in alcuni articoli scientifici puoi leggere che sono 4.000, in altri 10.000, ed è tutto in divenire ancora. E quindi anche per gli agricoltori questa era un'ulteriore difficoltà, capire insomma cosa avevano, come potevano fare a fermare questa cosa, e la risposta che mi sono dato io è che fermarla purtroppo, cioè i PFAS viaggiano nei nostri corpi, viaggiano nell'atmosfera, nel ciclo dell'acqua, e sapete che appunto il ciclo dell'acqua nella regione Veneto è un ciclo dell'acqua fortemente influenzato anche dalla presenza di industrie, e appunto ci sono tutte queste infrastrutture che continuano a essere costruite, e appunto tornando al discorso della pellagra, i cambiamenti diciamo sociali, economici che sono accaduti negli ultimi secoli, in Veneto c'è stata una grossa, questo boom economico che ha travolto soprattutto il settore agricolo e ha trasformato i campi e le persone che vivevano di agricoltura in operai, portando appunto la costruzione di capannoni in mezzo ai campi, soprattutto nella zona rossa. E questa cosa alla fine va a influire nella precarietà del settore agricolo, perché appunto io mi sono addentrato in questo settore e ho scoperto in realtà che il PFAS era uno dei tanti problemi, perché la pianura padana, come sapete, è una zona delle zone più inquinate d'Europa, del mondo. Col cambiamento climatico poi abbiamo un'intensificazione di fenomeni climatici estremi, quindi ad esempio nell'estate del 2022, appena prima il lavoro all'intervista che ho fatto sul campo, c'è stata una siccità davvero importante e più di un agricoltore mi ha detto che avrebbero preferito avere l'acqua con gli PFAS piuttosto di non averla. E poi ci sono appunto queste situazioni più locali, quindi grosse industrie chimiche che ogni anno sono soggette a incidenti. Nel 2022 per esempio c'era questa azienda di Brendola che faceva vernici, che ha appunto preso fuoco e ha rilasciato una serie di sostanze chimiche molto nocive, e come nel caso degli PFAS la risposta della comunità è stata smettere di comprare la verdura, i prodotti delle aziende che erano già impattate dalla siccità e anche dal problema dei PFAS. Poi c'è stato sicuramente una cavalarsi di eventi, ad esempio il Covid ha intensificato soprattutto il lavoro delle piccole aziende agricole, perché poi ci si è spostati verso la consegna porta a porta, però il livellamento tossico, quindi questi livelli di tossicità che si intersecano, che hanno a che fare appunto, come ho spiegato, anche con il cambiamento climatico, che va in realtà a contribuire alla precarietà del coltivare in queste zone. Tra l'altro non va ricordato appunto che sì, la pianura padana è una delle zone più inquinate d'Europa, del mondo, ma lo è anche perché per come è fatta, quindi non solo per le aziende, per le industrie che ci sono, ma anche perché ha due catene montuose che chiudono in qualche modo l'aria. Infatti la pianura padana ha dei venti molto lenti rispetto a altre zone d'Europa, quindi l'aria tende a rimanere stagnante. E tutta questa situazione, quindi per esempio gli agricoltori che vanno ai mercati e che non vendono la verdura, o gli agricoltori che vendono la verdura ai supermercati, a cui viene risposto che la loro verdura non viene acquistata perché appunto Brendola per esempio nella zona rossa, e quindi vengono etichettati in qualche modo come contaminatori, si sono ritrovati da soli, si sono ritrovati in alcuni casi, direi non in alcuni casi, isolati, e la loro risposta non è stata per esempio come nel caso dei movimenti ambientalisti che sono nati dopo l'ufficializzazione della contaminazione, cioè al tentare di aggregare conoscenze, a mettersi diciamo insieme e a creare una risposta, ma appunto
e questo c'entra probabilmente con la situazione sociale dell'agricoltura in Veneto, la loro risposta è stata per lo più pensare a se stessi. E direi anche che di base, di fondo, c'è un ricatto occupazionale, perché se sei un agricoltore ovviamente hai ereditato l'azienda familiare da generazioni, puoi pensare, è molto difficile pensare che queste persone possano cambiare occupazione e possano anche spostare la loro azienda da qualche altra parte. E quindi, non so, manca quanto tempo ancora? Allora, per concludere, un'altra cosa importante che credo vada detta, e poi faccio una conclusione veramente veloce, un po' superficiale, è che ad esempio un'agricoltrice mi ha chiesto a un certo punto, mentre facevamo l'intervista, mentre parlavamo, mi ha detto: ma tu sei stato mandato qua dalle mamme non fas, e questo la dice lunga, insomma, sul clima. E ovviamente io la responsabilità di questo clima non è né delle mamme né degli agricoltori stessi che continuano a vendere la verdura pur provando a mitigare la presenza di questi contaminanti, che poi ovviamente io ho intervistato persone che fanno questo, ma sappiamo che ce ne sono altre che probabilmente anche di scale maggiori, aziende più grandi, che invece non lo fanno. Per esempio il settore del vino non l'ho potuto minimamente toccare, non ho avuto nessuna disponibilità a riguardo. Questa situazione alla fine, secondo me, è la conseguenza di una visione economica e sociale che è quella della produzione, quella del profitto, che è in qualche modo stata coperta dalle istituzioni, che hanno permesso appunto, senza di base, intervenire in maniera radicale probabilmente sulla questione. Hanno lasciato completamente gli agricoltori e queste aziende libere di decidere. Insomma, questa impostazione è per lo più un'impostazione, diciamo, molto in linea col sistema economico neoliberista, cioè con la laissez-faire, praticamente, se si dice così in francese. E quindi la responsabilità individuale alla fine in molti casi si è trasformata in silenzio. Tant'è che alcuni agricoltori, per esempio, mi hanno detto che sanno per certo che altri agricoltori hanno deciso di spostare la propria vendita spostandosi in mercati che sono lontani dalle zone contaminate, e quindi un po' giocando e sfruttando quella che è l'ignoranza, se vogliamo chiamarla così, anche se forse è un po' brutto, della clientela. Io mi fermo qua e poi se avete domande, ci sono tante altre cose da dire, ecco. Due minuti per una visione di insieme, ora sui più fast. Beh, la responsabilità è politica sempre, collettiva, le istituzioni e poi anche individuale quando non ci si muove. Dunque essere qui invece noi siamo un po' dall'altra parte, siamo attivisti che tentano di fermare questa grave contaminazione e tante altre cose. Una cosa importante, i PFAS comunque e ovunque sono diventati un caso mondiale, perché pensate che nell'agenda dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono al secondo posto. Durante il periodo Covid c'era il Covid al primo posto, il secondo le nuove sostanze emergenti di PFAS. Dunque non è una cosa da poco. E noi in Veneto, come ha fatto notare benissimo Giovanni, oltre che a produrli per tanti anni, li stiamo esportando proprio tramite la catena alimentare. Detto ciò, vi dico i punti da dove provengono i PFAS, i vettori per così dire, che è importante saperlo, e ci colleghiamo a tante altre cose che abbiamo detto questa sera. Il primo sono le industrie, chi li produce? In Veneto abbiamo la Miteni, ad Alessandria abbiamo la Solvay, e sono i due punti italiani che producono proprio i PFAS. La Miteni adesso è chiusa e resta aperta la produzione a Spinetta Marengo, ed è il fronte aperto dal punto di vista produttivo. Naturalmente dove c'è la produzione c'è anche la maggiore contaminazione, perché nel caso Veneto è un caso proprio eccezionale, più del caso probabilmente
di Spinetta Marengo e anche, non so, del famoso DuPont in America, perché gettavano, come diceva Massimo, i reflui direttamente su un torrentello, il Poscola, dove la contaminazione andava direttamente nelle acque profonde e gli acquedotti pescavano sulle acque profonde. Noi abbiamo bevuto, aprendo l'acqua del rubinetto, PFAS per moltissimi anni. Dunque è la più grave contaminazione al mondo delle acque potabili, delle acque proprio, naturalmente l'acqua è il vettore principale, più del cibo, perché lo butti direttamente nel corpo. Il secondo punto di contaminazione, dunque andiamo per scala, sono i siti, le basi militari, le basi a Vicenza, abbiamo anche la base, ne abbiamo di basi militari. Questo è stato riscontrato ancora anni fa, è stata con una ricerca addirittura dell'Università di Harvard sulle basi militari americane, perché cosa succede? Nelle basi militari utilizzano tantissimo, fanno esercitazioni con grandi fuochi, diciamo, no? Dunque bombe, provano di tutto, incendiano e poi utilizzano in modo massiccio, impressionante, le schiume antincendio. Le schiume antincendio sono piene di PFAS. In America c'è l'allarme generale proprio su tutte le basi militari per la contaminazione. Quasi tutte le comunità che vivono nei pressi delle comunità delle basi militari hanno una contaminazione nelle acque proprio degli acquedotti. Dunque le basi militari. Il terzo, possiamo dire, è l'utilizzo. L'utilizzo può avere varie forme, vi dico i due più importanti, uno l'abbiamo toccato questa sera, è un fronte assolutamente nuovo anche, quello di cantieri. No? Però prima di cantieri andiamo nelle industrie di utilizzo, sono soprattutto le industrie tessili, oppure le industrie dove si producono dei materiali che sono idrorepellenti, oleorepellenti, o in qualche modo insomma che hanno queste qualità eccezionali per respingere l'olio, per respingere l'acqua. Dunque i tessuti, i vestiti, le padelle e tante altre cose, non so, anche tutte le smaltature che vedete, non so, che sono fatte anche sul legno o su altre parti che respingono l'acqua, hanno in origine, adesso ci sono dei prodotti alternativi, hanno queste sostanze. Ciò è un nuovo fronte veramente sconcertante, quello dei cantieri. Questa è una scoperta che arriva proprio dalla Piedemontana, Veneta, e che si sta aprendo adesso ovunque. Ci ha chiamato proprio Tino questa settimana, io l'ho conosciuto ai tempi della Solvay, Medicina Democratica, e mi ha chiamato: guarda Alberto, abbiamo scoperto, abbiamo dati nuovi, mi ha fatti vedere l'altro giorno, che appunto i cantieri del tratto, naturalmente Val di Sud e della parte svizzera, hanno già dei dati certissimi sulla contaminazione del PFAS. Noi li avevamo già naturalmente con i cantieri della Piedemontana, avevamo già gli esposti precedenti, il nuovo esposto, e abbiamo la partita aperta con i comitati qua di Vicenza sul cantiere della TAV di Vicenza. Dunque, non è una questione da poco, anche perché, ritorno su due conseguenze, la conseguenza medico-sanitaria e sui costi sociali di queste sostanze. Sono sostanze tossiche, fortemente tossiche, no? Poi dipende dal tipo di PFAS, però sono tossiche, e sono cancerogene e sono degli interferenti endocrini, proprio vanno per così dire a cambiare, a modificare il messaggio interno del nostro organismo. Significa che nel nostro organismo sicuramente, se hai queste sostanze, i messaggi non arrivano bene nel corpo, soprattutto per via, non so, c'è i casi classici di ormoni, il testosterone, il progesterone, no? I messaggi possono arrivare inalterati e possono creare delle malattie. Dunque chi ha in sé una parte di queste sostanze potenzialmente può sviluppare delle disfunzioni che possono andare da malattie disfunzionali a malattie degenerative a malattie proprio invece proprio molto pesanti come cancro, soprattutto non so, per il maschio i testicoli, al rene e disfunzioni e cancri della tiroide per le donne. Dunque, e le malattie prenatali, non apro sul fronte medico, vedo qua c'è Claudio, potrebbe dirci di molte cose sul fronte medico. E le conseguenze, i costi sociali. È stato preventivato che solamente in Europa
I costi sociali di PFAS sono già sull'ordine di 6 miliardi di euro. No. Dunque non sanno più come un po' contenere questi costi a cui noi andremo incontro, come costi sociali vuol dire soprattutto ospedalizzazione, no, delle persone. E chiudo proprio con questo nuovo concetto, le zone di sacrificio ad alto reddito, che abbiamo proprio dovuto creare per le nostre zone. Pensate che abbiamo in Veneto abbiamo probabilmente la popolazione più ospedalizzata del mondo occidentale a causa di PFAS, perché abbiamo circa 100.000 persone che sono sotto sorveglianza sanitaria. Pensate cosa significa 100.000 persone dal punto di vista dei costi sociali. Pensate poi se appunto la sorveglianza dovrà seguire delle malattie in itinere, cosa porterà a tutta la nostra comunità. E il cibo, la grande, diciamo, patata bollente sepolta dalle istituzioni sottoterra, che non ci hanno ancora consegnato come si deve i dati alimentari, o ci li consegnano proprio con l'omicino per non farci prendere paura. Ecco, le zone di sacrificio ad alto reddito rispetto, diciamo, alle zone di sacrificio normali che conosciamo un po' dappertutto in giro per il mondo, che sono zone marginali, spesso razzializzate, dove le persone vivono male o sono, insomma, in condizioni, diciamo, anche di non difendersi. Noi qui abbiamo fatto un passo in più, forse la prima volta abbiamo tutti gli strumenti per difenderci. Abbiamo gli strumenti cognitivi, perché andiamo a scuola, abbiamo gli strumenti giuridici, abbiamo la legge che potrebbe proteggersi. Abbiamo tanti altri strumenti perché viviamo bene, pensiamo di vivere bene, no? E dunque abbiamo un reddito, per così dire, alto. Non siamo popolazioni marginali, sofferenti, come non so, dove portano o hanno portato per anni gli scarti, anche di PFAS li portavano in Africa, per dire. Li abbiamo qui, li smaltiamo qua e li buttiamo in aria. Abbiamo deciso di ucciderci con le nostre mani, dunque di sacrificare i nostri figli, la nostra prole, per cosa? Per fare più soldi in modo veloce, per il profitto, insomma, che tutti conoscete molto bene, insomma, cos'è il profitto senza badare ai costi collaterali. No? Dunque siamo messi molto male, soprattutto qui a Vicenza, che è un po' una confluenza di grandi conflitti ambientali. Abbiamo le basi militari, abbiamo la contaminazione da PFAS, abbiamo la TAV, abbiamo la Piedemontana. E poi ultimo tassello, l'agricoltura, i pesticidi. Il nuovo fronte di PFAS, e ve lo dico perché ci stiamo lavorando, stiamo creando un fronte proprio sulla Piedemontana veneta del vino, perché sono stati gli agricoltori francesi a darci questi dati per la prima volta. È uscito un dossier dove sono riportati tutti i pesticidi che contengono PFAS e sono utilizzati in grande insomma, quantità in tutte le coltivazioni, soprattutto del vino. Dunque attenzione, che anche da lì non ci salviamo. Abbiamo deciso di sacrificare le nostre terre. La cosa assurda, no, di queste zone di sacrificio, la zona di Arzignano, le concerie che utilizzano i PFAS proprio per i tessuti, è un problema di dimensione, è un problema di scala. Noi non possiamo produrre la pelle, conciare la pelle per tutto il mondo, no? Per metà mondo. Il cliente più grande di Arzignano è la Cina. È logico che una particola di terra, dove vive la gente, in quella particola la gente morirà, perché vai a caricarti di un lavoro per milioni di persone. Noi non possiamo fornire prosecco industriale per tutto il mondo. Sapete adesso quanta pubblicità c'è del prosecco? Ma tutto il prosecco, la maggior parte, è prosecco industriale coltivato con i pesticidi, e ci stiamo uccidendo. Nelle zone del prosecco non si può andare fuori a fare una passeggiata, a camminare o avere vita di comunità, perché sono zone fortemente tossiche. Basta. Grazie veramente ai relatori, ad Alberto, al
Giovanni, a Massimo che sono intervenuti e anche a Tino che ci ha dato degli aggiornamenti dal Piemonte. E purtroppo il tempo a nostra disposizione è giunto purtroppo al termine, quindi non ci sarà tanto, non c'è margine purtroppo per aprire il dibattito. E nel caso appunto possiamo magari discuterne, se avete delle domande ne parliamo magari appunto tra di noi, insomma, al bar, al boccio.